le opere pubbliche. Tenendo conto, poi dopo lascio la parola agli assessori, che come già esplicitato anche in altri anni, è importante comprendere insieme quello che è l'iter per realizzare un'opera pubblica. Come poi vedremo, le risorse non entrano tutte all'inizio dell'anno. A noi farebbe piacere poter avere tutti e 13 gli stipendi col mese di gennaio, così possiamo fare sciambola. No, anche in un'amministrazione comunale, come in una famiglia, funziona allo stesso modo. Le risorse entrano gradualmente e prima di poter mettere a bando, perché va messo sempre tutto a bando o a gara, anche solo la progettazione di un'opera, prima occorre che tutte le risorse siano state versate. Cioè non si può, salvo alcuni casi eccezionali, poter accedere a dei mutui. Sostanzialmente invece il comune prima mette da parte le risorse e poi realizza le cose. Per cui per questo accade spesso che non tutte, ma alcune delle opere che sono previste in un anno, in quell'anno si riesce a finanziarle, magari si riesce a progettarle, alcune si mettono a gara, ma non tutte si riescono fisicamente a realizzare all'interno dell'anno. Ma comunque sono progettate, programmate, appaltate e spesso vengono realizzate nella primavera dell'anno successivo, anche perché quando si tratta di opere, per esempio stradali, un classico, diciamo che al massimo si possono realizzare fino all'inizio del mese di novembre, ecco. Poi se scappa il piede qualcosa al volo anche dopo, però generalmente nel mese di novembre, dicembre, gennaio, fino a metà febbraio ci si ferma e quindi anche quelli, se magari si è riusciti ad appaltare un'opera a settembre-ottobre, è normale che poi la si realizzi da febbraio, marzo, aprile, maggio in poi dell'anno successivo. Questo è per capire un po' l'iter. Se uno dice, caspita, voi le strade che stanno facendo, la via Diana, mi ricordo che erano il piano opere pubbliche dell'anno scorso, vero? Siccome poi con le asfaltature si è arrivati alla fine del mese di ottobre, a metà novembre, si è finito e si è ripreso adesso, via Diana ad esempio come altre, erano nel piano opere dell'anno scorso, già appaltate, finanziate, e quest'anno vengono realizzate. Ecco, questo è per, quello per capire un po' insieme come funziona il meccanismo. A tutti piacerebbe che in famiglia tutto lo stipendio arrivasse all'inizio dell'anno, poi bisogna stare attenti a non spenderlo subito, in modo da poter fare tutte le spese. No, bisogna farlo gradualmente, anche nel comune funziona come in famiglia. Per cui vedremo adesso con gli assessori le principali spese e investimenti di quest'anno, col bilancio. Poi vedremo le opere che sono in corso di realizzazione, cioè appaltate nel 2018 ma che si realizzano adesso, e invece abbiamo opere pubbliche del 2019, cioè le opere che man mano che entreranno le risorse saranno progettate e appaltate nel corso dell'anno 2019. Allora, grazie a tutti, nell'attesa di riuscire ad arrivare a quota 25, siamo a quota 24, quindi proprio manca poco. Grazie a tutti per la presenza e soprattutto mi sento di ringraziare a nome dell'amministrazione comunale tutti i segretari di quartiere, perché hanno svolto un lavoro assolutamente prezioso, cioè non è un compito semplice, anche se penso che sia comunque bello, perché vuol dire rapportarsi con i propri vicini e non solo, cercare di capire quelli che sono i problemi, ma anche quelle che possono essere le cose belle che si possono realizzare all'interno del quartiere. Quindi il fatto di farsi portavoce, secondo me, vuol dire poi, pur nella fatica, imparare ad amare ancora di più la città e il quartiere in particolare in cui si vive, proprio perché si sente più partecipi. Quando si partecipa a qualcosa la si sente più propria e quindi la si vive anche più volentieri. Quindi grazie davvero per il lavoro che hanno svolto in questi 3 anni e grazie a quelli che saranno i nuovi segretari per il lavoro che svolgeranno. Datemi una mano, tiratemi la giacchetta, se mi posso permettere, non solo per segnalarvi magari le cose che occorre migliorare, ogni tanto ditegli magari, ecco, bravi, avete fatto un buon lavoro, perché vi aiuta ad essere ancora più attivi, ecco, perché spesso il rischio che abbiamo è quello di dare per scontate le cose che funzionano, e normale, facciamo così anche con i figli, a volte succede che li scriviamo solo quando non hanno fatto le cose, e quando fanno le cose belle si è normale, ecco.
Quindi l'invito a supportarli e a dargli... partecipato con diverse modalità che probabilmente affineremo, perché sono, hanno funzionato un po' sì, un po' no, secondo ognuno insomma la sua opinione in merito, ma comunque dei soldi sono stati messi a disposizione e verranno fatti comunque degli interventi sui vari quartieri, e questo sicuramente è importante. Un'altra cosa che mi sento di sottolineare, vi invito alla prossima giornata del Verde Pulito, che sarà non so bene quando, ad aprile. Quest'anno è stata particolarmente importante e degna di nota, perché tutti gli anni si parte una giornata dedicata alla pulizia dei boschi, e di boschi nella nostra zona ce ne sono diversi, ma quest'anno è stato particolarmente interessante perché abbiamo coinvolto anche le scuole, nello specifico le scuole rosarie, quindi tanti bambini con i loro genitori, nonni e quant'altro si sono dedicati alla pulizia dei boschi. Questo secondo me è una cosa molto importante e probabilmente riusciremo a replicarla di nuovo, quindi vi invito a essere presenti e a partecipare, ok? Va bene. 19:20. Scusate. Allora, grazie a tutti, nell'attesa di riuscire ad arrivare a quota 25, siamo a quota 24, quindi proprio manca poco. Ringrazio a tutti per la presenza e soprattutto mi sento di ringraziare a nome dell'amministrazione comunale tutti i segretari di quartiere, perché hanno svolto un lavoro assolutamente prezioso, cioè non è un compito semplice, anche se penso che sia comunque bello, perché vuol dire rapportarsi con i propri vicini e non solo, cercare di capire quelli che sono i problemi, ma anche quelle che possono essere le cose belle che si possono realizzare all'interno del quartiere. Quindi il fatto di farsi portavoce, secondo me, vuol dire poi, pur nella fatica, imparare ad amare ancora di più la città e il quartiere in particolare in cui si vive, proprio perché si sente più partecipi. Quando si partecipa a qualcosa la si sente più propria e quindi la si vive anche più volentieri. Quindi grazie davvero per il lavoro che hanno svolto in questi 3 anni e grazie a quelli che saranno nuovi segretari per il lavoro che svolgeranno. Datemi una mano, tiratemi la giacchetta, se mi posso permettere, non solo per segnalarvi magari le cose che occorre migliorare, ogni tanto ditegli magari ecco bravi, avete fatto un buon lavoro, perché vi aiuta ad essere ancora più attivi, ecco, perché spesso il rischio che abbiamo, è quello di dare per scontate le cose che funzionano, e normale, facciamo così anche con i figli, a volte succede che li sentiamo solo quando non hanno fatto le cose, e quando fanno le cose bene si è normale, ecco, quindi vi invito a supportarli e a dargli